Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Coin Zone. Trovi link e codice coupon qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, miei iscritti più di tutti. Bentornati su GiovaccatiSpo, io sono GiovaCatiSpo e questo è un nuovo episodio della serie Road to Glory. Allora, siamo partiti dalla divisione 10, siamo giunti alla divisione 5, siamo in procinto di fare le prime partite della divisione 5 e vado a fare un nuovo acquisto. E il nuovo acquisto è Pepe, è il difensore centrale spaccagambe del Real Madrid portoghese. Molto molto bene, 83 di overall, è anche buono, buona velocità, buona difesa e buona testa, anche se quest'anno c'è il fisico, ma vabbè, buon fisico. Dunque, questo è l'acquisto e in seguito anche acquisterò un altro nuovo difensore. Si tratta di Miran, difensore centrale dell'Atletico Madrid, 83 di overall ed è anche egli buono. Quindi faranno una nuova coppia difensiva insieme Miranda e Pepe. La prossima squadra, la prima squadra di questa squadra veramente forte, abbiamo Sterling, Zeko, Oscar, Fellaini, Ozil, Matic, Baines, Company, Vertonghen, De Gea e l'altro terzino adesso non mi veniva. Vabbè, il primo gol è di Zeko, che in qualche modo riesce a liberarsi della difesa e a insaccarla. Però poi ci pensa Arda Turan all'82esimo minuto a segnare. Per segnare, a segnare, cazzo sto dicendo, sono cincitrullito. Comunque, la partita termina così, il migliore in campo è De Gea, molto molto bene. La partita termina così, non so, ha quittato, non so cosa ha fatto, comunque. Niente, pareggio che non vale a niente, non mi dà né un punto, non mi dà neanche la vittoria, né la sconfitta, niente. Non è stata una partita a nulla. Prossima partita è una BBVA, questa è una vera BBVA, abbiamo Pedro, Benzema, Deulofeu, Sergio Busquets, Modric, Khedira, Coentrao, Pepe, Piquet, Carvajal e bravo in porta. Questa è una BBA veramente più forte della mia BBA. Però non bisogna mai abbattersi, mai arrendersi. Però il primo gol viene con un'azione di Deulofeu che si libera e con Benzema che segna di testa al quinto minuto. E Pepe si fa perdonare l'errore fatto su Benzema e segna a sua volta, segna di testa sul calcio d'angolo. Mandzukic, palla per Uge, fa questo tiro, mamma, una semi rovesciata in pallonetto, una cosa da spaccarsi il collo. Poi c'è questo calcio di rigore ai danni di Benzema, e dunque sarà la squadra avversaria a battere questo rigore. Miranda viene ammonito in seguito a questo fallo. Va bene. Comunque era il 2-1 nostro e abbiamo così il 2-2. Molto molto male. Poi Benzema viene espulso per questo fallo da dietro con cattive intenzioni, dunque grazie a questo fallo la partita cambia da così a così e dunque segna Uge con un altro pallonetto sul finire del primo tempo e così finisce 3-2, nessuno più ha segnato purtroppo. Va bene così, abbiamo vinto la partita, molto molto bene. Comunque 5, quanti tiri ho fatto? Avevo fatto un bel po' di tiri. Prima partita, prima vittoria, molto molto bene. Questa è l'ultima squadra di oggi, abbiamo Hulk, Bernard, Douglas Costa, Lucas, Paulinho, William, Alexander, Luiz, Miranda, Rafael e Diego Alves in porta. È una squadra totalmente brasiliana, però non ci scoraggiamo. Il primo gol è di Uge che con uno stop di petto e un tiro di sinistro segna al 34esimo minuto. Hernandez qui sulla fascia fa un passaggio filtrato. Feguli si libera di David Luiz ancora una volta e con un mancino la segna così Feguli. Finisce dunque così 2-0, migliore in campo Uge, Diego Alves secondo migliore in campo. Dunque, questo episodio termina qui, se avete commenti da fare lasciateli pure. Vi ricordo di passare anche dal mio secondo canale e se volete altri episodi di questo lasciate un bel pollice all'insù, arriviamo a 20 likes e noi dunque ci vediamo domani. Ciao ragazzi!